Futuro di Ilva, ex Ilva, Arcelor Mittal. A Roma si sta definendo tutto perché la data del 30 novembre incombe, però ci sono tantissime zone d'ombra, tantissime nubi molto scure, anche perché gli enti locali, i sindacati sono completamente ignorati. Ma questo lo affronteremo tra un po'. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Stando a notizie fornite dal Sole 24 Ore, si andrebbe ad un rapporto, diciamo, pressoché paritario tra Stato attraverso Invitalia e ArcelorMittal, con quote di 50% e 50% più o meno. Questo sarebbe, come dire, sarebbe il modo di ridisegnare gli equilibri all'interno appunto della realtà siderurgica. Rizzo, come dicevo prima, tanti dubbi e tanti interrogativi inquietanti. Sì, tanti dubbi, perché in realtà poi alla fine le informazioni le apprendiamo dai giornali, perché nei vari incontri che abbiamo fatto con il Ministero, le uniche informazioni certe che ci hanno dato in realtà poi non sono neanche certe, perché l'ultima volta Arcuri aveva parlato di Stato che entra come quota di maggioranza, invece oggi il Sole 24 Ore riporta che lo Stato entra con una partecipazione paritaria rispetto a quella di Mittal. Infatti nell'articolo si parlava anche dell'eventuale governance. Lo dico perché il paradosso poi sarebbe, al netto della pochissima trasparenza di tutta questa, anzi della completa assenza di trasparenza, sarebbe che poi arriviamo come dire, alla conclusione peggiore. Cioè, con lo Stato al 50% ci mettiamo il capitale, in realtà poi a gestire la fabbrica continua ad essere ArcelorMittal, con i metodi che noi tutti conosciamo, metodi che hanno prodotto, che stanno producendo all'interno della fabbrica paura tra i dipendenti, che come dire, evitano anche di denunciare situazioni di sicurezza, pena la contestazione disciplinare, perché questi ormai, come dire, sono diventati maestri nel contestare l'impossibile ai lavoratori. Quindi questo come dire, è molto preoccupante, se fosse vero quello che dice il Sole 24 Ore. Ecco, voglio sottolineare un po' il fatto che, come dicevo, enti locali, sindacati sono stati completamente bypassati. Arriverà il 30 e poco prima dello scadere della mezzanotte il governo italiano dirà: questa è il nuovo assetto all'interno dell'ex Ilva, e quindi non ci sarà poi possibilità, ovviamente sarebbe stato opportuno operare una scelta condivisa, operare delle scelte condivise, cosa che non è accaduta. Lo stesso sindaco di Taranto Melucci ha espresso la propria indignazione dicendo: noi non sappiamo nulla di quanto state decidendo, attraverso una lettera che il primo cittadino ha inviato al Premier Conte. Sì, ho parlato prima, c'è un grossissimo problema di trasparenza, cioè stanno decidendo della vita e del futuro di centinaia di migliaia di persone e non stanno informando nessuno, non ci danno neanche elementi, come dire, per poter avviare una discussione o quantomeno per dare un parere rispetto a quello che stanno facendo. Premesso che io penso che alla fine in realtà non ci sarà nessuna scadenza il 30, a partire dal mese di dicembre probabilmente lo Stato ufficializzerà l'entrata. Questa operazione serve semplicemente per fare una cosa, per mettere la liquidità, i soldi dello Stato all'interno del capitale. Quindi lì in realtà l'unica operazione che faranno è quella che ArcelorMittal voglia che si faccia, cioè prendere i soldi pubblici magari per andare non a programmare l'Ilva del futuro, perché dal mio punto di vista questi non ci presenteranno nessun piano. Questa operazione serve semplicemente a guadagnare tempo, e lo dico sulla scorta di un fatto: ci hanno raccontato per mesi che entro il 30 maggio prima e il 30 novembre dopo bisognava fare un accordo con i sindacati. Okay. Quindi contratto governo ArcelorMittal, ufficialmente ci dicono all'inizio, nell'incontro che abbiamo avuto a marzo: entro il 30 maggio dovete fare l'accordo sindacale.
salta la questione del 30 maggio per la questione Covid e ci raccontano poi che entro il 30 novembre noi dovremmo fare l'accordo sindacale. Noi abbiamo fatto un incontro a settembre in cui abbiamo detto: guardate che il tempo stringe, siccome bisognerebbe discutere, c'è bisogno di discutere di un accordo, come dire, a 360 gradi, il rischio concreto è che poi alla fine la discussione manco si faccia. Oggi il paradosso qual è? Che l'accordo sindacale, scopriamo nell'ultimo incontro, viene rinviato al giugno del 2021, entro il 30 giugno 2021. Quindi in realtà che stanno facendo? Lo Stato entra e fa esattamente quello che vuole mettere, ci mette i soldi. Non cambia nulla fino a giugno 2021, non ci presenteranno nessun piano, secondo me, se non, come dire, un ipotetico piano di rilancio, che tra l'altro non è stato discusso né col sindacato, né con i lavoratori, né con gli enti locali, né con la cittadinanza, né con le associazioni. Cioè, quindi una condizione veramente paradossale. E lo dico perché poi, tra l'altro, questo doveva essere, no, il Conte bis, il governo della trasparenza, e di trasparente di tutta sta faccenda non c'è assolutamente nulla. Grave anche il fatto che si stia discutendo, così come riporta il Sole 24 Ore, su chi deve governare, con la possibilità che Mittal riconfermi la Morselli, cioè che è stata quella che poi ha dato, come dire, no, questo input di paura all'interno della fabbrica. Cioè, quindi la soluzione che il governo sta trovando è quella di continuare con il meccanismo che fino adesso, come dire, ha ridotto i lavoratori di Taranto alla città in una condizione di disperazione generale. Ecco, io così ipotizzo quella che potrebbe essere la pezza a colore, come si suol dire, che dirà Conte. Dirà Conte: ora entra lo Stato, quindi c'è la garanzia dello Stato, e d'altronde siamo costretti temporaneamente a tenerci ArcelorMittal fino al 2022, perché in effetti non abbiamo altri partner alternativi ad ArcelorMittal di quella portata. Questa potrebbe essere, come dire, la scusante. Ma questo l'ha già detto, guarda, io lui l'ha detto in prefettura a Taranto, ha detto: non ci sono soggetti in Italia, non esistono soggetti industriali che possono, come dire, avviare partnership con il governo. E la dico così, la dico da italiano, è grave che un Presidente del Consiglio dichiari una cosa del genere, perché in realtà sta ammettendo di fronte a tutto il mondo che tu devi accettare, volente o dolente, ArcelorMittal a prescindere. Quindi tutto quello che ArcelorMittal ha fatto, come dire, è come se viene di colpo cancellato, perché io non posso ragionare su soggetti completamente... Di assecondare, pur di tenerselo, andare sotto schiaffo di ArcelorMittal. Sì, ma apro e chiudo parentesi, tutto quello che dice Conte poi è facilmente smentibile se andiamo a ripercorrere la storia dell'Ilva e l'affidamento che fu dato all'epoca ai Riva. Cioè, quando l'Ilva è stata data ai Riva, i Riva non avevano la potenza economica che hanno acquisito successivamente all'Ilva. Quindi quando tu dichiari oggi che non, ci vuole per forza il partner privato, che in Italia non c'è nessuno e che l'unico soggetto con cui tu puoi fare il partenariato è ArcelorMittal, io sono seriamente preoccupato, perché, la dico così, il governo ha deciso di non decidere, quindi sta... continuando, sta allungando l'agonia di quella fabbrica, perché quella fabbrica sappiamo tutti che alla fine qualche altro anno è, e tra l'altro non impegnandosi neanche a fare un'operazione che secondo noi sarebbe stata un'operazione intelligente, quella di sedersi al tavolo e di cominciare a ragionare su misure alternative che possano partire dalle esigenze dei lavoratori e della città. La dico così. Gli abbiamo fatto una serie di proposte, abbiamo detto: al netto di quello che farete c'è un problema di numeri. E gli abbiamo suggerito: guarda, con un incentivo di un certo tipo, okay? Con l'apertura di un tavolo di discussione sulla questione amianto, perché ci sono 4.000 tonnellate all'interno della fabbrica, con la questione del lavoro usurante, perché è assurdo che chi lavora in quella fabbrica, come dire, sia trattato in maniera uguale rispetto a chi lavora in un ufficio, senza nulla togliere a quelli che lavorano nell'ufficio, con un lavoro, come dire, onorevole, però le condizioni ambientali sono completamente diverse. Quella fabbrica si muore di malattia, si muore per le condizioni di lavoro, perché è siderurgia e quindi è un'attività pesantissima. Quindi ci sono tutte le possibilità sul tavolo che il governo, come dire, possa sfruttare queste condizioni, e quindi per trovare una soluzione condivisa coinvolgere gli enti locali, il sindaco, la regione Puglia, la cittadinanza, le associazioni, perché qua non è che parliamo del futuro di una fabbrica, qua parliamo del futuro di una città.
Tutto questo viene a mancare. Quindi dal mio punto di vista loro non stanno decidendo, stanno spostando un più la lancetta, e il brutto di questa situazione è che alla fine chi ne paga le conseguenze saranno sempre i soliti noti. Stando a dichiarazioni varie sparse di esponenti di governo, ci sarebbe nei piani futuri di rilancio della siderurgia a Taranto impiegare le 10.500 unità, dare un futuro ai 1.500 Ilva ex Ilva in AS, dal 2000, arrivare al 2025 con una decarbonizzazione al 25%. Insomma, 25-30%, insomma, viene ancora una volta descritto un libro dei sogni. Ma guarda, cioè, tu non puoi raccontare che vuoi costruire un castello quando non sei capace neanche di fare un pagliaio, ok? Il problema vero è questo. Lo schema che stanno usando i vari governi negli ultimi 10 anni sulla vicenda Ilva è promettere che le cose cambieranno. Quella promessa però ha sempre, come dire, un elemento che è chiaro. Oggi ti faccio la promessa, la realizzazione di quella promessa avviene sempre a 4-5 anni. E in quei 4-5 anni, quindi in quel periodo di transizione, tu, lavoratore, sei costretto a fare i sacrifici. Produzione 8 milioni di tonnellate. Ma guarda, delle cose assurde, la dico così, assurde. Oggi, al netto del fatto che la questione della decarbonizzazione, cioè, è una bella parola, ma è una parola, perché mettere in campo un meccanismo produttivo partendo, che abbia come concetto la decarbonizzazione, ecco, io penso che ci vogliono tanti anni per metterlo in campo. Quindi sarebbe onesto da parte del governo dire: sediamoci, discutiamo, troviamo le misure di sostegno per i dipendenti e parliamo delle cose reali, di una fabbrica che in pratica non esiste più come la ricordavamo noi prima, partendo anche da quello che è il dato reale. Questa è una città che sta subendo quella fabbrica dal punto di vista ambientale oramai da 50 anni. E anche qua, al netto di quello che dice Patuanelli, le dimensioni di Taranto non sono quelle di Trieste o di Genova. Sì, ho capito, ma questo non può essere la scusante per non affrontare il problema. Non stiamo dicendo domani mattina risolvi il problema di 200.000 lavoratori. Ti stiamo dicendo che abbiamo perso 10 anni a seguire i ragionamenti del governo che sono stati sconclusionati. Lo ricordo a me stesso. Nel 2013 Clini diceva fra 6 mesi avremo i parchi coperti. Siamo nel 2020, tra l'altro i parchi sono coperti, però poi lo spolverio rimane. Rimane lo spolverio, non c'è stata, fatta la pavimentazione, cioè c'è tutto, c'è di tutto e di più. Quindi ragionamento serio è coinvolgimento degli attori al tavolo, e non puoi tenere fuori il sindacato che rappresenta i lavoratori, le associazioni che rappresentano la cittadinanza, gli enti locali, il sindaco della città, il presidente della regione Puglia, che devi tirare dentro il ragionamento, perché qui si decide il futuro di una comunità intera, e quindi il governo deve avere rispetto coinvolgendo la comunità dentro il ragionamento e non facendo l'accordo con la Morselli, perché qui alla fine la conclusione sarà una: Arcelor sarà soddisfatta, il governo sarà soddisfatto di aver soddisfatto Arcelor, e chi se la prende in quel posto, scusa la volgarità, saranno i cittadini e i lavoratori di quella fabbrica. Per concludere, Rizzo, riparte, parliamo della ripartenza dell'acciaieria 1. La domanda che ci dovremmo fare: ma come mai a pochi giorni dalla scadenza l'azienda ci comunica che la produzione si è impennata e quindi a gennaio riparte l'acciaieria 1? La dico così, mi sembra lo zuccherino prima del suppostone, ok? Allora, innanzitutto ci comunicano a voce che riparte l'acciaieria 1, non ci dicono come, qual è stato l'aumento di produzione, che poi tra l'altro, come dire, si scontra con quello che hanno detto fino a 2 minuti prima, cioè che la produzione è ai minimi termini. Ma ecco, la dico così, è come stiamo in mezzo, fanno tutto loro, dicono tutto il contrario di tutto, tu puoi anche dimostrare che stanno mentendo, loro hanno sempre ragione, e la cosa grave è che il governo gli dà pure retta.